Cambiamo argomento, gli atleti con sindrome di Down avranno la loro Olimpiade e sarà Firenze ad ospitarla. La prima edizione di Trisoma Games, questo è il nome dell'evento, sarà a metà luglio prossimo. Già iscritti 900 atleti provenienti da tutto il mondo. Robert Lee. Sarà Firenze ad ospitare dal 15 al 22 luglio prossimi la prima edizione del Trisoma Games 2016, evento sportivo mondiale per atleti affetti da sindrome di Down. Siamo davvero molto contenti che la nostra città e la nostra regione siano state scelte per questi giochi, per i Trisoma Games, e questo si inserisce in una politica che da tempo la regione toscana sta facendo per aiutare e rendere accessibile lo sport davvero a tutti. Questo evento ha anche un valore agonistico ed è bello che le persone con disabilità possano partecipare anche sotto questo aspetto e sotto questo profilo. Atletica leggera, bocce, calcio a 5, equitazione, ginnastica ritmica, ginnastica artistica, judo, nuoto, sono alcune delle 15 discipline in cui gareggeranno gli oltre 1000 atleti provenienti da 5 continenti, tra loro anche Nicola Orlando, campionessa italiana paralimpica, vincitrice di 5 medaglie in Sudafrica a novembre. Nicole è stata citata come esempio per le donne e per l'Italia nel discorso di fine anno dal capo dello Stato Mattarella. Faccio salti in lungo, la corsa, lancio del peso, lancio di giavellotto, queste cose qui che sto facendo. Sono fiera di me e spero che devo farcela. I Trisoma Games si terranno ogni 4 anni in corrispondenza delle Olimpiadi e delle Paraolimpiadi. Siamo anche noi impegnati come il mondo olimpico nella discesa verso Rio de Janeiro, ma non ci dimentichiamo che ogni giorno regalare un'opportunità in più a un ragazzo disabile piuttosto che una medaglia forse è più importante l'opportunità in più.